com'è stato l'impatto di Supernello con questo mondiale? Ma sicuramente scusami. No, come atmosfera soprattutto. Ma è stata molto, molto emozionante, non è facile entrare così a freddo con 10.000 persone che ti applaudono, quindi è stato veramente emozionante entrare, far parte di questa nazionale adesso, in questo mondiale in casa, è ancora di più, indescrivibile. Il tuo carattere lo conosciamo, sei un ragazzo che ci mette anima e cuore in campo. Sul web gira una fotografia in cui ieri cercavi follemente di recuperare una palla in difesa, molto bella fra le altre cose. Ti senti veramente partecipe di questo progetto? Sì, cerco sempre di fare il massimo in ogni occasione che ho quando metto il piede in campo, quindi non sempre riesco a ripagare comunque la fiducia che mi dà l'allenatore. Io sono qua perché voglio fare molto bene, vogliamo fare bene tutta la nazionale, quindi noi diamo sempre il massimo e cerchiamo di lavorare per crescere per questo lungo cammino. Quando immagini il futuro tuo personale in questa nazionale, in questo mondiale, che cosa sogni? Ma sicuramente sogno di arrivare a giocare titolare in nazionale, quindi il lavoro di strada ancora ce n'è tantissimo da fare, arrivare ai livelli di Ivan è molto difficile, però sono qua, la voglia ce l'ho, voglio fare molto bene, quindi sicuramente se non arrivo a quei livelli spero di arrivare a giocare in nazionale titolare.